Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video news e leaks di Fortnite. Come al solito ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Tanto non vi costa niente, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel mi piace per supportarmi. E guardate anche il video fino alla fine per scoprire tutte le novità presto in arrivo. Iniziamo subito. Vi dico subito, ci sono tantissime novità riguardanti anche all'evento finale di fine stagione. Mi raccomando, ditemi nei commenti secondo voi come sarà l'evento finale di fine stagione e incominciamo subito a parlare delle cose trovate nella patch 14.60. Infatti oggi c'è stata la patch. Queste sono delle cose trovate in questa patch. Notiamo che ci sono nuove skin, coperture, balletti e altro ancora. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte queste cose. Iniziamo dalle skin. Innanzitutto questa è una nuova skin, praticamente ha uno stile come vedete qua. Poi c'è quest'altra skin molto particolare. Questa è la skin di prima nel gioco. Poi abbiamo questa skin molto simpatica, praticamente è una pannocchia, va bene, con uno stile. Poi c'è la skin di Venom con il piccone. E poi ci sono due nuovi bundle presto in arrivo nello shop, li potete vedere qua. Poi abbiamo anche quest'altra skin, la potete vedere nel gioco. E poi c'è questo nuovo bundle, questo dovrebbe essere lo starter pack della stagione 5. Vedete anche la skin nel gioco, quindi in teoria abbiamo già lo starter pack della stagione 5, ma non è ancora detto. Un altro bundle, però questo è per Salva il Mondo, quindi per chi ha Salva il Mondo questo è un nuovo bundle presto in arrivo. Passiamo adesso ad altre novità, tra cui se collegate il proprio account di House Party con quello di Epic Games di Fortnite riceverete questa copertura gratuita. Nuova fase del Battle Bus, la fase 3, la possiamo già vedere qua. Praticamente non c'è più il pallone e ci sono delle ali con anche questa cosa qui sopra. Quindi questo molto probabilmente servirà per l'evento. Adesso però parliamo dell'evento. Infatti, per chi non lo sapesse, tra poco avremo il nuovo evento live di Fortnite. Molto probabilmente sarà settimana prossima, forse sabato o domenica, in teoria alle ore 8. E questo evento si dice che è il più grande evento di Fortnite. Infatti si è visto già dal peso dei file compressi. Infatti alcuni file erano di 500 e di 700 megabyte, quindi abbiamo più di un giga e passa di file dell'evento in teoria compresso. Ma non è tutto, infatti visto che questi sono file compressi avremo un file non compresso molto più grande, quindi si aggira intorno forse a 3-4 giga. Un evento molto grosso. Vi ricordo che i precedenti eventi si aggiravano sui 200-300 megabyte. Quindi aspettiamoci grandi cose da questo evento. Vi faccio già vedere alcune cose. Innanzitutto si potrà vedere in teoria tra pochi giorni Galactus, che comparirà mano a mano nella mappa di Fortnite. Proprio in 3D si vedrà. Poi avremo anche delle cose molto interessanti presto in arrivo. Infatti nella sezione pass battaglia avremo qualche modifica. Praticamente si vedrà che comparirà Galactus, guardate, vi faccio vedere anche altre immagini. Qui abbiamo Galactus vicino alla minimappa. Poi avremo nella sezione proprio boss battaglia, come vedete qua, Galactus e anche la testa di Galactus lì in fondo. Presto in arrivo queste nuove modifiche per il nuovo evento live. Vi ricordo che questo evento sarà grosso, il più grande di Fortnite in teoria. Poi avremo anche diverse cose, ma le vedremo anche in un prossimo video. Comunque nuovo evento di Fortnite, probabilmente settimana prossima. Questa dovrebbe essere la schermata di caricamento dell'evento. Il nome dell'evento dovrebbe essere il divoratore di mondi e la descrizione è difendi l'isola per salvare la realtà. Quindi presto in arrivo questo nuovo evento molto molto interessante. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Lasciami un mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.